Una buona serata, benvenuti all'edizione del 19 del nostro telegiornale che apriamo con l'esperimento SOX che doveva essere realizzato sotto il Gran Sasso nei laboratori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare che invece non si farà. Esultano le associazioni ambientaliste che ora chiedono con urgenza la messa in sicurezza dei laboratori dell'acquifero. Il servizio è di Alfredo Primante. SOX non aveva solo problemi di produzione della sorgente radioattiva dalla Russia. Ad affermarlo è il Forum dell'Acqua, che sottolinea come la Commissione Tecnica Regionale, che sovrintende all'applicazione della direttiva Seveso sugli impianti a rischio di incidente rilevante, il 16 gennaio scorso, alla richiesta dei laboratori di non considerare SOX come un aggravio di rischio per l'impianto, aveva risposto di non poter escludere, sulla base della documentazione depositata, aggravi del rischio di effetti in caso di incidenti. Al centro dell'osservazione una delle questioni più controverse, quella di aver pensato di posizionare una sorgente radioattiva così potente pochi metri sotto le 1292 tonnellate di trimetilbenzene infiammabile, problema a cui si aggiunge l'inderogabile divieto di legge fissato per lo stoccaggio di materiale radioattivo nei pressi delle captazioni idropotabili, leggi acquifero sotto il Gran Sasso. Il Forum dell'Acqua con Augusto De Santis si dice soddisfatto per questa prima vittoria e chiede l'immediata messa in sicurezza dei laboratori con l'abbassamento del rischio di incidente dovuto alle migliaia di tonnellate di materiali pericolosi stoccati sotto il Gran Sasso. Nel frattempo si chiede di garantire la partecipazione dei cittadini per l'aggiornamento del piano di emergenza esterna scaduto da ben 7 anni. In senso più generale noi dobbiamo andare avanti perché attualmente sono stoccate irregolarmente 2300 tonnellate di sostanze chimiche pericolose all'interno dei laboratori per 2 esperimenti, non tutti gli esperimenti, per 2 esperimenti LVD e Borexino. Devono essere allontanate queste sostanze pericolose secondo quanto prevede la legge, bisogna fare il piano nel frattempo, il piano di emergenza esterno che è scaduto nel 2011 addirittura da 7 anni e adesso sappiamo che la prefettura si sta organizzando per aggiornarlo, ma bisogna farlo come dice la legge consultando la popolazione, quindi abbiamo scritto a tutti i comuni, alla prefettura, chiedendo che siano fatte assemblee su tutti i territori, in tutte le comunità che possono essere impattate in caso di incidente grave nei laboratori. Ricordo che i laboratori, proprio per quelle sostanze chimiche pericolose, sono impianto a rischio di incidente rilevante. Nel frattempo l'Osservatorio indipendente sull'acqua del Gran Sasso richiama l'attenzione sulle parole del vicepresidente della Regione Abruzzo Giovanni Lolli, che ha garantito che la prossima settimana dalla Commissione regionale sull'emergenza del Gran Sasso dovrebbe uscire la proposta per la messa in sicurezza definitiva da portare al Ministero. Aspettando di conoscerla, polemizza sulla mancanza di un rappresentante della società civile inserito nella Commissione e sul silenzio rispetto alla richiesta di accesso agli atti per conoscere le ipotesi progettuali su cui si sta lavorando. 5 misure cautelari eseguite, 28 assuntori di sostanze stupefacenti segnalati alla prefettura di Pescara. Questi numeri di 2 distinte operazioni antidroga eseguite all'alba di oggi dai carabinieri della compagnia di Penne nella zona della Val Pescara e della zona a nord-ovest del capoluogo adriatico. 2 sono le ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari, un obbligo di dimora e 2 obblighi di presentazione. Tutti gli indagati sono stati ritenuti responsabili dei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in danno di giovani assuntori dell'area Vestina e della Val Pescara. Le indagini avviate nei mesi scorsi sono entrambe partite a seguito di controlli del territorio effettuati da pattuglie della compagnia di Penne, controlli risultati positivi che hanno permesso di risalire alla catena dello spaccio. Cambiamo argomento, adesso parliamo di politica, profondo disagio personale e politico. Con queste parole l'assessore regionale Donato Di Matteo, con delega all'urbanistica e ai parchi, lascia il Partito Democratico. Lo fa con una lettera inviata al capogruppo del PD Sandro Mariani e al segretario regionale Marco Rapino. Dover lasciare la propria casa che ho contribuito a edificare, scrive Di Matteo, è un momento di grande sofferenza. L'assessore contestualmente ha annunciato l'adesione al gruppo Regione Facile. Di Matteo, da tempo critico verso le scelte politiche del presidente della Giunta D'Alfonso, spiegando le sue ragioni, parla di mutazione genetica all'interno del partito e del gruppo e di un'assenza di condivisione e di collegialità delle scelte politiche. Situazione che, dice l'assessore,
ho segnalato più volte, che hanno tramutato a vari livelli il partito in una organizzazione leaderistica personale in cui il potere di vita e di morte appartiene al capo ed è assoluto. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la candidatura di D'Alfonso alle politiche, oltre alla scelta degli altri candidati. Decisioni, secondo quanto scrive lo stesso Di Matteo, assunte in altri luoghi, in altre stanze, da un ristretto gruppo di persone, un cerchio magico, ossequioso e arrogante. Cambiamo ancora argomento, rimanendo però sempre a Pescara. L'amministrazione comunale e tecnici dell'ACA hanno effettuato questa mattina un sopralluogo all'impianto di depurazione del capoluogo adriatico, dove sono in corso i lavori di potenziamento per ridurre le problematiche legate alla balneabilità del mare e agli sversamenti di fanghi nel fiume Pescara. Il depuratore di Pescara, che serve l'area vasta che comprende anche San Giovanni Teatino e Spoltore, deve essere potenziato di 4 volte. L'esperienza degli ultimi anni, infatti, ha fatto capire chiaramente che l'impianto, così com'è, non riesce a smaltire il carico di lavoro in situazioni critiche, come in caso di piogge insistenti, facendo così scattare il protocollo del troppo pieno con lo sversamento nel fiume Pescara del tal quale fognario. Questa mattina ACA e amministrazione comunale hanno effettuato un sopralluogo nell'area dove dovrebbe essere costruita la vasca per l'ossidazione delle acque. In programma anche la costruzione di vasche di laminazione per l'acqua piovana, ma più in generale, dicono tecnici amministratori, sarà necessario ripensare il sistema di gestione delle acque della città di Pescara e non solo, separando quelle nere da quelle bianche, alleggerendo così il carico sull'impianto di trattamento. A questo dovrebbe aggiungersi il taglio della diga foranea, 80 metri, che consentirà di portare con maggiore facilità verso il mare tutto quello che trasporta il fiume Pescara. Diciamo che gli interventi del primo lotto, che appunto ammonta a circa 12 milioni di euro, avrà un periodo di realizzazione circa 18 mesi. E, certamente stiamo cercando di lavorare non solo sul depuratore, ma a 360 gradi sull'intero comprensorio, attraverso per esempio uno smaltimento preciso, puntuale, molto più puntuale rispetto al passato, delle fosse IMOF che sono sul territorio, e anche attraverso uno smaltimento delle fosse IMOF che dobbiamo assolutamente portare avanti, un lavoro lungo ma che comunque bisogna fare, perché il sistema depurativo va efficientato a 360 gradi, quindi su tutto il territorio. Ci spostiamo a Teramo adesso, dove l'Istituto Zooprofilattico ha organizzato un workshop sulle tecnologie avanzate per l'acquisizione e l'analisi dei dati, una rivoluzione che permetterà di prevedere cambiamenti climatici ed epidemie in tutto il mondo ed in tempo reale. Vediamo. Negli ultimi anni l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise di Teramo ha potenziato enormemente la sua attività di ricerca grazie alla capacità di gestire e analizzare dati. Una rivoluzione silenziosa che passa attraverso la più avanzata tecnologia e che permette all'Istituto Teramano di raccogliere informazioni in tempo reale, guardando in dettaglio il mondo intero, per esempio attraverso scansioni satellitari. Analizzando sapientemente questi dati è possibile, per esempio, fare previsioni sulle produzioni vegetali, sugli spostamenti di animali, le modificazioni climatiche e le conseguenti comparse di epidemie. Quanto è importante l'innovazione di Big Data per l'IZS? È fondamentale, gestisce un numero crescente di numeri, di dati, di informazioni, e analizzarli e gestirli è oggi possibile con le nuove tecnologie di intelligenza artificiale, eccetera, eccetera. È un mondo che corre a una velocità supersonica, per il quale generalmente siamo anche poco formati e quindi facciamo fatica ad avere il quadro di tutto quello che possiamo distillare dai dati. Uno dei quali, sui quali stiamo concentrandoci, sono ad esempio le scansioni satellitari, che ci consentono oggi, sono pubbliche ma ci vogliono strumenti adeguati per analizzarli, di avere un quadro complessivo del mondo. Continuamente queste sentinel raccolgono immagini e da queste immagini noi possiamo avere informazioni su come sono le vegetazioni, come l'acqua, come si spostano le mandrie qui e nel mondo. L'IZS di Teramo ha una lunga tradizione di eccellenza nella raccolta dati. 20 anni fa, proprio all'Istituto Caporale, venne istituita l'Anagrafe Nazionale Zootecnica.
Il tema della giornata è proprio quello di iniziare a capire quali sono gli strumenti più innovativi per poter estrarre ulteriore conoscenza da questi dati. Le anagrafi hanno rappresentato una grossa attività per l'Istituto e nel corso di questi anni abbiamo appunto raccolto dati su tutte le specie zootecniche, bovini, ovini. Adesso stiamo sviluppando per conto del Ministero della Salute l'anagrafe nazionale degli animali d'affezione, quindi dei cani, dei gatti. Presentato ieri in conferenza stampa ad Avezzano il nuovo piano di controllo coordinato del territorio, città divisa in due macro aree, 200.000 euro in bilancio stanziati per il progetto pilota e sperimentale. Vediamo. Il senso del piano è quello di fare in modo che in particolare le due forze di polizia a competenza generale facciano attività di controllo al territorio nel comune di Avezzano senza alcun tipo di sovrapposizione. Il punto è quello di dividere la città in due quadranti, in uno di questi due quadranti lavorerà la Polizia di Stato, nell'altro quadrante lavorerà l'Arma dei Carabinieri, poi naturalmente si alterneranno fra questi quadranti perché comunque ognuna delle forze di polizia abbia una visione globale praticamente di quella che è la situazione della città. Praticamente il presidio sarà nell'arco delle 24 ore. L'Aquila ha un suo piano per il controllo coordinato del territorio, ne stiamo facendo, preparando anche uno per Sulmona. Stiamo parlando di Avezzano perché qui la Polizia Municipale praticamente è riuscita a dare questo livello di collaborazione nell'arco delle 24 ore. Guardi, non è facile. Se si dovesse verificare un incidente al di fuori di questi quadranti che sono stati prestabiliti dal piano di controllo coordinato del territorio, che cosa potrebbe avvenire? Allora, l'amministrazione comunale sta lavorando in maniera proficua alla realizzazione di una convenzione tra tutti i comuni della zona. Andiamo a Lanciano adesso, l'amministrazione comunale in vista dell'arrivo degli ispettori ministeriali per controllare la corretta applicazione della zona a traffico limitato in centro, lunedì prossimo ha provveduto ad installare una nuova segnaletica. Molti cartelli però presentano errori e allora si sta correndo ai ripari. Riordino della segnaletica in corso a Lanciano in attesa della visita ispettiva del Ministero dei Trasporti programmata per lunedì 5 febbraio. Sono al lavoro da un paio di giorni gli addetti della ditta incaricata dal Comune per realizzare e posizionare la segnaletica verticale per la zona a traffico limitato. Ci stiamo preparando ad accogliere anche pannelli luminosi da posizionare all'ingresso dei varchi, specifica l'assessore al traffico Francesca Caporale, che arriveranno entro metà febbraio. C'è un cartello che suscita perplessità in città. È stato installato al termine della scalinata dietro il monumento ai caduti di Piazza Plebiscito. Erroneamente vi è indicata via Corsea, quando invece dovrebbe essere indicata la piazza. Su quella verrà aggiunta una pecetta con la scritta Piazza Plebiscito. Il centro storico ha delle particolarità nella numerazione e nella nomenclatura delle strade, quindi nonostante quella sia via Corsea e anche i numeri civici corrispondono a Piazza Plebiscito e quindi verranno indicate entrambi nei prossimi giorni, quindi se non questa mattina comunque a inizio settimana prossima verrà aggiunta la dicitura Piazza Plebiscito. Il Comune nel frattempo ha preparato la documentazione necessaria per la visita ispettiva che è stata richiesta su segnalazione. Niente di particolare, sottolinea l'assessore, planimetria e autorizzazione della ZTL, documenti che il Ministero ha già in suo possesso. Gli scatti del fotografo Raniera Patavino raccontano la realtà attuale dell'ex ospedale psichiatrico di Teramo, senza filtri né artifici. Le foto sono in mostra nella sala dell'Ippogeo di Teramo grazie alla collaborazione dell'associazione Teramo Nostra. Anni fa, da studentessa, entrai per caso in una stanza dell'ex ospedale psichiatrico adibita a mostra di presepi e da lì mi incuriosì e nacque l'idea. E 2 anni fa riuscii finalmente a entrarci tramite permessi e passai 3 giornate dentro l'ospedale e riuscii a portare a compimento questo lavoro, questo reportage
senza aver toccato nulla in fase di scatto né in fase di post produzione, quindi le immagini sono esattamente reali, quelle che ho visto. È una mostra che è stata veramente, descrive l'atmosfera del vecchio ospedale psichiatrico. Noi l'abbiamo voluto anche ricordare in memoria di Marco Pannella. Ho riscontrato una buona affluenza sia da parte dei più giovani che sono tornati portando amici, sia da parte delle persone più adulte che magari conoscevano un po' meglio la storia dell'ex ospedale. E ne sono rimasta molto contenta perché ognuno di loro mi ha portato una testimonianza importante, sia chi ci ha lavorato e chi magari purtroppo è stato ospite della struttura a suo tempo prima che venisse chiusa. E adesso apriamo la pagina dello sport, partiamo ovviamente con il Pescara che domani pomeriggio sarà in campo a Frosinone, allo Stirpe di Frosinone, per una gara molto complicata per i biancoazzurri. Conferenza stampa questa mattina per Zdenek Zeman, la vigilia proprio della trasferta di domani pomeriggio. Nei biancazzurri saranno certamente assenti il difensore Michele Fornasier, Falco, il nuovo arrivo Falco, Proietti e Mancuso, che ha rimediato una frattura al naso. In dubbio anche la presenza dal primo minuto di un altro nuovo acquisto, Fiamozzi, a causa di problemi intestinali patiti nei giorni precedenti. Il Boemo promuove la campagna acquisti, la campagna rafforzamenti biancazzurra di gennaio, ma non manca di tirare una stoccata dicendo: vorrei più progetti e seguire una linea per andare meglio. Allora noi lo ascoltiamo nella conferenza stampa di questa mattina. Il mercato, a parte che il mercato è difficile per tutti, io penso che la società ha cercato di fare quello che si poteva e si vede che si poteva questo. Ma io non do i voti. Io ripeto, noi avevamo le nostre cose da fare e penso che, a parte il numero dei giocatori, siamo riusciti a migliorare la squadra. Vabbè, il problema è sempre di programmazione, di sapere che cosa si vuole fare. Io dico che noi, a parte i giocatori che se ne volevano andare e se ne sono andati, e penso che è positivo per loro, perché avranno possibilità di dimostrare la loro forza, sono stati sostituiti con i giocatori che secondo me hanno delle qualità. Ma per me Baez doveva tornare a Fiorentina, perché qua è stato poco utilizzato. Io continuo a dire, io vorrei che i giocatori giocano di più. Se è rimasto sarà sempre poco utilizzato, ma c'è. Mancuso non è convocabile lo stesso, perché ha fatto ieri la frattura al naso. Siamo tutti meno Fornasier, che ha qualche problema al tendine. Fornasier. Savelloni c'è. Fornasier, Falco e Proietti non sono a disposizione, è Mancuso. Fiamozzi potrebbe avere chance, anche se c'ho dei dubbi, visto che gli ultimi due giorni aveva problemi intestinali. Io penso che Frosinone è la miglior squadra del campionato. L'anno scorso hanno perso Serie A a ultima giornata. È una squadra collaudata, perché sono tre anni la Serie A che giocano insieme, e quindi, ripeto, per me è la migliore squadra. Vabbè, noi ci auguriamo che usciamo più forti, nel senso, ci sono giocatori interessanti che ci potrebbero aiutare, spero che ci aiuteranno a crescere. Poi il resto, penso che tutte le squadre cercavano di rinforzarsi, a qualcuno ci è riuscito, a qualcuno bisogna aspettare risposte dal campo. Io sono convinto che oggi abbiamo la squadra più squadra. Io continuo a dire che a Pescara sto bene,
il normale che il mio lavoro è fare allenatore a Pescara, non stare bene a Pescara, e quindi vorrei un po' di più progetti, seguire una linea e cercare di fare possibile per andare meglio. In casa Frosinone adesso sembrano esserci pochi dubbi di formazione per il tecnico Longo. L'allenatore giallo-azzurro non avrà a disposizione infatti Crivello, Matarese, Cone, Gori e San Marco, e dunque in alcuni reparti avrà delle scelte praticamente obbligate. Sulla destra ballottaggio tra Matteo Ciofani e Luca Paganini, con il primo in netto vantaggio, ma con il secondo, che andiamo ad ascoltare, che subì un grave infortunio proprio nella gara di andata. Per il resto la formazione dovrebbe essere il 3-4-1-2 con Bardi tra i pali, Brighenti, Ariaudo e Terranova in difesa, Matteo Ciofani come detto favorito su Paganini, Cipsa, Maiello e Beghetto a centrocampo, e poi Ciano alle spalle di Daniel Ciofani e Dionisi. E appunto ascoltiamo Luca Paganini, che ha ribadito quanto questo campionato di Serie B sia equilibrato. Frosinone a livello di organico e anche a livello di gioco è la squadra da battere. Ripeto, il giorno di ritorno è iniziato da poco, ma comunque si sono dimostrate le qualità di questa squadra, che secondo me sono superiori alle altre. Ma è un campionato di Serie B, come ogni anno è difficile, non c'è mai la squadra che è sicura di vincere al 100%, fai conto, metti la prima contro l'ultima, non è una gara scontata, ma è comunque una gara da andare a giocare, e non è detta mai l'ultima, quindi è un campionato molto tirato, è un campionato bello, e speriamo che il Frosinone continui con questo andamento e riesce a raggiungere obiettivi importanti. Il girone di ritorno è quello decisivo, dove le squadre si giocano tutto, chi si gioca la salvezza, chi si gioca cose più importanti come il passaggio in Serie A o playoff e via dicendo. Il girone di ritorno è molto più delicato, sicuramente gli anni passati, specialmente l'anno scorso, ci è mancata sicuramente l'ultimo step, che è quello più importante, che ci vuole tanta fame e tanta voglia di arrivare a traguardi importanti, quindi dobbiamo affrontare sicuramente ogni partita come se fosse una finale playoff, e sono convinto che se la squadra continua con questa mentalità e questa determinazione può fare grandi cose. E allora andiamo a vedere il programma di questa che sarà la giornata numero 24 nel campionato cadetto, con l'ausilio della grafica. Giornata che si apre questa sera alle ore 20:30 con un match davvero di altissima classifica, quello del Castellani di Empoli, che vedrà una di fronte all'altra l'Empoli di Andreazzoli contro il Palermo di Tedino. Il Pescara scenderà in campo domani pomeriggio alle 15, così come alle 15 scendono in campo Brescia, Parma, Cremonese, Provercelli, Foggia, Avellino, Novara, Ascoli, Perugia, Cittadella, Salernitana, Carpi, Entella, Spezia e Venezia, Bari. Cesena, Ternana è il posticipo di domenica alle ore 17:30, mentre Virtus Entella contro lo Spezia sarà il Monday Night di lunedì sera alle ore 20:30. Scendiamo in Serie C adesso, andiamo in casa Teramo, che domani affronta il Pordenone. Vediamo subito, perché dopo la rifinitura ci sono i 21 calciatori convocati da Ottavio Palladini per la sfida di domani pomeriggio alle 16:30 contro il Pordenone. Non ci sono, vedete, nella lista dei convocati gli squalificati Caidi e Ilari, non c'è Rossi, Andrea Rossi, in attesa di perfezionamento dell'iter burocratico per poterlo ufficializzare come nuovo giocatore del Pescara, e Ventola, che è ancora out. Allora vediamo
i 21 giocatori, Bifulco e Calore sono i due portieri, con Bifulco che dovrebbe partire titolare dal primo minuto, i difensori Cretella, Diallo, Milillo, Pietrantonio, Sales e Speranza, perché Caidi è squalificato, Amadio, Castagna, De Grazia, Graziano e Varas a centrocampo, Bacio, Terracino, Fagioli, Fratangelo, Gondò, Mancini, Panico, San Domenico e Tulli sono gli attaccanti. Peraltro, nuovi acquisti presentati questa mattina. Le scelte sembrano praticamente fatte per Palladini, che schiererà Bifulco tra i pali, linea difensiva a 4 con Sales, Milillo, Speranza e Pietrantonio in difesa, De Grazia, Amadio e Varas a centrocampo, e poi Bacio Terracino a San Domenico ai lati di Cedric Gondò, che dunque farà il suo esordio in maglia biancorossa. Questa mattina ha parlato anche il tecnico dei biancorossi Ottavio Palladini, e ha parlato anche di Cedric Gondò, che dice il tecnico è il più pronto dei nuovi arrivi. Lo ascoltiamo. È stata dura, nei primi giorni è stata un po' dura, poi col passare del tempo abbiamo analizzato bene la partita e quello che ci manca secondo me in questo momento è un pizzico di furbizia e di tranquillità per arrivare alla vittoria. Sicuramente incontriamo una squadra che a inizio stagione aveva i favori del pronostico, perché poi è così, si è rinforzata, ha cambiato molto, in questo periodo sta attraversando un momento di difficoltà, però sicuramente faranno la loro partita, ma noi dobbiamo pensare a quello che dobbiamo fare noi in campo e cercare di vincere la partita con pazienza, con calma, perché sicuramente questa è una squadra forte. Cedric Gondò è quello più pronto. San Domenico sì. Io parlavo di quelli che sono arrivati in questa settimana, non in quella scorsa. Quindi San Domenico è a disposizione, sicuramente potrà essere importante per noi, deve ritrovare fiducia e speriamo che la ritrovi al più presto, perché è un giocatore importante. Abbiamo preso Bifulco anche per dare esperienza e per dare soprattutto dentro lo spogliatoio mettere un altro giocatore importante che ci possa dare una grossa mano. Adesso col preparatore valuteremo dei portieri, valuteremo bene la situazione. Sicuramente Calore deve trovare tranquillità, deve trovare serenità. Questo dualismo sicuramente non portava da nessuna parte, perché una volta gioca uno, una volta gioca un altro, alla fine rischi che tutte e due non trovano continuità. Quindi questo è stato l'obiettivo per quale è arrivato Bifulco. Io sono contento di quello che ho a disposizione e con quello che noi abbiamo fatto dobbiamo cercare di trarre il massimo. Tulli, io ci ho parlato col ragazzo e da lui mi aspetto tanto, perché è un giocatore che ha qualità, però deve fare di più, perché ha fatto 18 partite, 0 gol, quindi un giocatore che ha quelle qualità lì non può stare in questa situazione. Ecco. Deve essere un giocatore determinante. Non voglio che faccia gol, ma voglio che diventi determinante. A me piace una squadra aggressiva, una squadra che prova anche a giocare a calcio, come ha fatto sabato. Poi logicamente ci sono gli avversari. Però mi piace vedere una squadra che ha voglia, che va a aggredire l'avversario, che sicuramente non può farlo per 90 minuti, perché altrimenti non saremmo in questa posizione di classifica, ma è difficile per tutti fare la partita per 90 minuti. In Serie D domani due anticipi che riguarderanno tre squadre abruzzesi. La prima sfida sarà quella tra Nero Stellati e Avezzano. L'altra sfida sarà quella del Valle Anzuca, dove si sfidano Francavilla e Campobasso. Il fischio d'inizio alle ore 15:30 sarà Giorgio Vergaro della sezione di Bari a dirigere l'incontro valevole per la 22esima giornata del girone F di Serie D. E alla vigilia del match interno contro i Lupi Molisani andiamo ad ascoltare il tecnico dei giallorossi, Pierluigi Ervese. Ma come ho detto ai ragazzi, sarà sicuramente una partita complicata, perché è una squadra molto forte e che stanno facendo veramente bene, a parte i 4 punti di penalizzazione. Quindi sappiamo che dobbiamo fare una gran partita per poterla vincere, però vedo la mia squadra che sta bene, sono carichi, sono motivati, sono convinto che domani uscirà una partita bella. Ma bene, quando
quando ci sono i risultati positivi la squadra è sempre molto attenta e vogliosa di allenarsi, anche se devo dire che loro l'hanno sempre fatto, hanno sempre avuto un atteggiamento molto positivo. Non posso che fare sempre elogiare i miei ragazzi, perché sono eccezionali in allenamento. Adesso però dobbiamo pensare a domani, vogliamo assolutamente vincere, è una partita che vogliamo vincere per tante motivazioni, siamo pronti e consapevoli che di fronte, come ho detto prima, abbiamo una grande squadra, ma noi siamo consapevoli anche delle nostre certezze, quindi vogliamo mettere in campo tutto quello che abbiamo dentro. E con questo servizio chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale che torna alle ore 23. Per il momento grazie per l'attenzione e vi auguro una buona serata.